Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. Apriamo con il calcio. Finalmente il piacevole imbarazzo della scelta per l'allenatore della Lucchese Lopez in vista della trasferta di domenica a Piacenza. Dai, stavolta Lopez sta finalmente vivendo una settimana di relativa tranquillità. Il tecnico della Lucchese è infatti confortato dal recupero di elementi importanti che sono mancati nell'ultimo periodo e che gli consentiranno di operare delle scelte, ma soprattutto di avere alternative. Il ritorno di Capuano in difesa, Damiani e Nolè a centrocampo, Bortolussi e Del Sante in attacco danno respiro ad una Lucchese costretta a vivere in perenne emergenza. Dunque, la tanto agognata sosta è stata utile per ripartire in vista del rush finale di fine anno tra la conclusione del girone di andata e l'inizio di quello di ritorno. Visto che calciatori suddetti rischiano di non avere i classici 90 minuti nelle gambe, probabile che il cinquantenne tecnico romano si affidi almeno inizialmente all'11 tipo delle ultime settimane. Ma ci sono ancora dei giorni alla partita del Garilli di Piacenza e allora vedremo. Poi, tra Natale e Capodanno, toccherà le sfide con Robur Siena e Pontedera. Confortanti i precedenti contro il Pro Piacenza guidato dall'ex Fulvio Pea, 4 in totale le sfide tra rossoneri emiliani e nostrani con 2 vittorie al Porta Elisa e 2 pareggi al Garilli. E sono proprio le gare in terra emiliana che prendiamo in considerazione. La prima si giocò il 9 maggio 2015 al termine dell'anno che sancì il ritorno della Pantera tra i professionisti. Finì 1-1. Pro in vantaggio in avvio di ripresa con Speziale, il pareggio della Lucchese all'incedere del 90esimo siglato da Benedetti che per il resto ebbe poca fortuna all'ombra delle mura. L'altra gara in terra emiliana risale invece al 30 ottobre 2016, fu ancora parità, stavolta a reti bianche, uno 0-0 che portò la firma inequivocabile di Fumagalli, felineo portiere paratutto, in mezzo ad un nebbione pazzesco in una serata brumosa, con una serie di interventi prodigiosi l'estremo difensore piacentino negò alla Lucchese una vittoria che sarebbe stata strameritata. Domenica prossima la ghiotta occasione di riprovarci, magari stavolta con maggiore fortuna. Una delegazione di giocatori della Lucchese, l'amministratore unico Carlo Bini e lo staff rossonero si sono recati in visita al villaggio del Fanciullo di Lucca, dove sono stati accolti dal calore e dall'entusiasmo dei giovani ospiti della struttura. I giocatori rossoneri hanno regalato ai giovani tifosi materiale sportivo griffato lucchese e dopo le belle parole di Carlo Bini e di Don Diomede, responsabile della struttura, un grande brindisi e una ricca merenda hanno unito i partecipanti in un grande sorriso collettivo che ha lietato le festività natalizie dei ragazzi del villaggio del Fanciullo e dello staff rossonero. L'Atletica, nuova impresa di Lorenzo Checcacci del gruppo podistico Parco Alpi Apuane, a celebrare l'ottimo risultato dell'esperto atleta bianco-verde le strade della maratona di Lanzarote, nello splendido scenario delle isole Canarie. Checcacci, in pimpanti condizioni di forma, ha chiuso la maratona in 2 ore, 40 minuti e 29 secondi al quarto posto assoluto. E sempre per quanto riguarda la società del presidente Graziano Poli, Gilali Jamali ha trionfato a Montecatini nella corsa di Babbo Natale, in una gara caratterizzata dal grande freddo. Il corridore marocchino si è confermato davvero uno stacanovista delle corse. Si è appena cucito la stella del 10° titolo nel campionato italiano rally e Paolo Andreucci torna al ciocchetto Rally Event con la Peugeot 208 T16 R5, dove sarà affiancato da Anna Andreussi. Ucci sarà al via per festeggiare l'importante traguardo sulle strade di casa e perché no anche per dare la caccia al quarto successo sulle speciali all'interno della tenuta del Ciocco. Vi ricordiamo sono 55 gli equipaggi iscritti, oltre ad Andreucci tra i favoriti Ciavarella, Michelini, Ciuffi e il rampante Luca Panzani. La partenza della prima tappa sarà data sabato 16 dicembre alle ore 15, 6 prove speciali nella giornata di sabato, altrettante la domenica mattina con l'arrivo alle 11.15, poi nel pomeriggio il Master Ciocchetto Top nel Master Ciocchetto Challenger che decreterà il finale di una scoppiettante edizione che sicuramente promette grandi cose. Nau TV come sempre sarà a seguito della corsa e vi proporremo un ampio servizio sul rally del Ciocchetto nelle prossime edizioni del TG Noi Sport. Passiamo al campionato di hockey su pista, il massimo campionato, l'11ª giornata col CGC Viareggio che era di scena sulla difficile pista del Trissino. Roy Lepore. Nonostante la fatica per le lunghe trasferte di Giovinazzo e sulla Liseron in Germania, il centro giovane calciatore è riuscito a vincere a Trissino 4-3 una partita sicuramente importante. Predominio dei bianconeri che affiancano adesso i rossoblu dell'Hockey Forte dei Marmi, stoppati in casa dal Breganze sul punteggio di 3-2. Mattatore di serata all'inizio della partita è stato il capitano Nicola Paragi che ha realizzato una doppietta dopo
dopo due minuti a tu per tu con il portiere Nicoletti e poi raddoppia alla decima con una conclusione dalla media distanza. Accorcia le distanze Perez per i padroni di casa per il parziale 2-1 al termine del primo tempo. Nella ripresa è ancora la formazione di Alessandro Bertolucci che preme sull'acceleratore e al nono, sfruttando una superiorità numerica grazie ad un tiro al volo di Costa ben servito da Paragi, riesce a riportarsi ancora in gol. Un minuto dopo è Gavioli a fare centro, questa volta su assist di Costa. Sotto di tre reti il Trissino cerca di poter recuperare e lo fa con Formaggio al tredicesimo e quindicesimo, però la formazione bianconera, nonostante il pressing dei veneti, riesce a tenere testa e portare a casa sicuramente tre punti pesanti. Una squadra di carattere che, nonostante le fatiche fisiche, come detto, è riuscita davvero a dire la sua in pista, sorretta anche da alcuni tifosi che hanno raggiunto la fredda Trissino. Risultati dell'undicesima giornata: Follonica Giovinazzo 13-1, Lodi Scandiano 9-2, Monza Valdagno 2-4, Trissino Viareggio 3-4, Bassano Tiene 7-2, Forte dei Marmi Breganze la sorpresa 2-3, Correggio Sarzana 2-6. Classifica: Maturi Lodi 31, Forte dei Marmi CGC Viareggio 25, Valdagno 22 e a seguire poi tutte le altre. Parliamo di ciclismo: la nuova maglia 2018 di Amore e Vita, indossata dal rampollo di casa Andrea Fanini, realizzata dal designer dell'azienda lecchese Velo Più a seguito delle idee dello stesso team manager Cristian Fanini, del suo collaboratore grafico Roby Di Giovane e del responsabile della comunicazione di Prodir, sarà sicuramente un ulteriore punto di forza e di crescita sotto il profilo dell'immagine della squadra di Patron Ivano per la prossima stagione. Tra l'altro, in queste ore gli atleti di Amore e Vita sono in ritiro sulle Alpi Centrali, un primo training camp della Val Camonica Monica in provincia di Brescia. L'assessore allo sport del comune di Capannori, Serena Frediani, ha ricevuto una rappresentanza dell'associazione di Taekwondo, arte marziale coreana, Black Mamba di Capannori, reduce da importanti vittorie nel campionato italiano svoltosi a Martina Franca in provincia di Taranto. Erano presenti all'incontro Francesco Palladino, allenatore, vincitore della medaglia di bronzo nella categoria freestyle maschile seniores, e Gianluca Montagnani, vincitore del bronzo nella categoria para Taekwondo, e il piccolo Samuele Cresci, di 11 anni, vincitore della medaglia di bronzo nella categoria campionati italiani tradizionali cadetti. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva, una breve pausa e subito dopo il TG si conclude con la terza ed ultima parte.